Buon salve, miei cari, e salute! Quello che sto sorseggiando non è caffè, è un tè all'arancia e all'eucalipto con un sacco di zucchero. Lo so, non mi faccio vedere qua da un po', però qualche giorno fa sono stata a un evento incredibile e non potevo non portarvi con me e farvi vedere che cosa è successo. We are so excited to show you the new episodes. We're sorry we can't be there in person, but we love that you brought your moms, and we hope you and your moms have such a fantastic time. Thank you so much. We hope you love the episodes. We love you. Ciao! In pratica sono stata invitata da Netflix per partecipare alla promozione della nuova stagione di Una mamma per amica. Chi mi segue da tempo o chi ha visto il video che ho fatto in merito, che vi lascio qua sotto, saprà che è una delle mie serie preferite in assoluto. Ci sono stra mega affezionata, anche perché ci recita la mia attrice preferita, e quindi quando ho visto l'invito ero lì tipo: oh mio Dio, ma veramente lo state chiedendo a me? Me? Ma la cosa speciale è che si trattava di un evento mamma e figlia. Mia madre non sono mai riuscita a convincerla a fare niente, a trascinarla a fare nessuna cosa, quindi il fatto che abbia accettato significa che sapeva davvero quanto ci tenessi e quanto fosse importante per me, e quindi me la sono portata con me a Milano. Sono in una camera d'hotel, con i capelli rovinati dalla pioggia, sudata e accaldata, e sto guardando questa foto. Ve l'avevo fatta vedere nel video su Una mamma per amica e vi farò vedere meglio. Questo sono io 10 anni fa almeno, con il mio armadio pieno di foto di Alexis. E ora capirete che cosa ci faccio in questa stanza e perché vi ho mostrato questa foto. Quella che vedete è una mamma che ho convinto a venire qua. Perché sei qua? Siamo qua perché Netflix mi ha invitata per una cosa. Una cosa che non avrei mai creduto possibile. Mi piacciono molto i decori di questo bagno. Mi piace meno il fatto che la pioggia mi ha distrutto i capelli, avevo fatto i boccoli. Vabbè, ho cercato di rimediare più o meno. Questa è la mia tenuta. Ho queste stelline qua, un vestito nuovo qua, una giacchina nera per coprire il fatto che in realtà sono mezza nuda. E ecco, non sapevo assolutamente cosa mettere, era una cosa semplice, cute, sì. Dopo aver vagato sotto la pioggia senza sapere dove stavamo andando ed essere saltate su un bus senza veramente essere sicure che fosse quello giusto. Perché trovare le vie a Milano è sempre così complicato? Sapere che è stato molto difficile convincerla, perché lei non fa mai cose che richiedano l'uscire di casa. E quindi è un miracolo che tu sia qua, vero? Sì. Non so dove dobbiamo scendere, siamo in ritardo. Arrivati, qualcuno è venuto a prenderci. Dove siamo? Cosa sta succedendo? Cari, aiuto, aiuto. Ciao. E siamo entrati in questo spazio che era piccolissimo. Io non pensavo che fosse una cosa comunque in grande, con un sacco di gente. Invece era una cosa super intima e non me lo aspettavo. Siamo arrivati, guardate. Qua c'è la nostra foto. Incredibile. No ragazzi, io non ce la posso fare. Non ce la posso fare. I cuscini di Netflix, li avevo visti da Brian, bellissimo, oddio. Questo posto è troppo carino, cioè è super intimo. Io non sapevo cosa aspettarmi, ma è troppo carino, è proprio tipo una cena intima. Cori, che cosa ti aspettavi? Più gente. Vero? È super intimo. Spavento. La gente qua è vestita da Luke per fare scena. È fighissimo. L'unica cosa che io sapevo di questa serata è che sarebbe stata una cena. In questo caso a tema Thanksgiving, perché oggi che esce la nuova stagione è appunto Thanksgiving, che qua da noi non si festeggia, ma che in America è proprio una big big thing. Coco! Sono delle cose con il melograno. Io adoro il melograno. A me sinceramente la cosa fa impressione. Per noi vegetariane un'insalatina con il tofu. Che fame. Prossimo un tramezzino con dentro qualcosa che non so cosa sia. Però
assaggiamo. Queste tartine sono salame vegano, mousse di salame vegano, per farvi capire che cucci che sono stati a preparare una cosa apposta per noi, le quattro veg. Ma prima della fine della cena hanno organizzato dei giochi, è stato un sacco divertente. In pratica c'era un test su quanto conosci una mamma per amica e io avevo paura di non ricordarmi niente perché sono passati 10 anni. Invece ho risposto giusto a 3 cose, quindi potrei essere quella che ha vinto, anche se non c'erano premi. E non la gloria. Allora, questo è difficile, io non lo sapevo. Come si chiama la giornalista idolo di Rory? Era una donna. La incontra il Dragonfly Inn. E c'era anche dopo un gioco dove in pratica si leggevano dei post presi da Facebook delle varie figlie e le madri dovevano indovinare, ah sì, quella è mia figlia. E mia madre è l'unica che non ce l'ha fatta. Eppure nella frase dicevo una cosa tipo meno ragazzi più telefilm, mi sembrava una cosa abbastanza da shanti. Va bene, cominciamo subito. Ognuno ha le sue esigenze. Uno sproposito. Questo è il piatto degli onnivori e questo è quello dei veg. Questa è una salsa di mirtillo. Abbiamo finito di mangiare e ci siamo spostati nell'altra stanza, che era adibita al locale di Luke. Chi non guarda una mamma per amica non può capire quanto sia speciale e importante quel posto, forse più di qualsiasi altro. Io, come detto, non bevo caffè. Sappiate che nemmeno Alexis Bledel beveva caffè. Sul set facevano finta che fosse caffè e mettevano dentro qualcos'altro. Siamo arrivati da Luke. Ci sono un sacco di persone che non so bene chi sono, ma ci stiamo conoscendo. Cari, com'era la cena? Sì. Ma sono stata a chiacchierare un pochino con le persone perché fondamentalmente non conoscevo nessuno. La maggior parte erano blogger, che appunto io non seguo molti blog. C'era però un ragazzo, Denning Series, che sicuramente se seguite il mondo telefilmico lo conoscete. E non ci eravamo mai visti, cioè sapevamo uno dell'esistenza dell'altro, ma niente di più. E niente, mi ha fatto un sacco piacere conoscerlo. Sarebbe tanto bello fare altri eventi telefilmici insieme, Dan. Io non bevo caffè, però guardate, cioè la prenderei soltanto per la tazza. E guardate che ho conosciuto, sapete chi è? Eh? Non so se il mio pubblico sa chi sei. Lui scrive di telefilm. Noi ci conosciamo alla lontana, perché un tempo anch'io scrivevo di telefilm. Che cosa assurda. Al che ci hanno trasportati in una terza sala. Era coperta da delle tende, quindi noi eravamo tutti lì, chissà cosa c'è dietro le tende. Ovviamente la mia speranza sarebbe stata quella di incontrare le attrici, in particolare Alexis. Io per sicurezza mi ero detta, ma mi porto dietro un regalino per lei, metti il caso che ce la fanno spuntare. Però purtroppo non c'era. Però c'era questa stanza fatta a mo' di piccolo cinema, super carino, e ci hanno fatto vedere la prima puntata. E ragazzi, cioè io non vi so spiegare quanto amore ho per questo telefilm e quanto sia stato bello rituffarsi dentro in questo modo. L'ultima spilletta del team Logan. Chi è rimasto il team Logan? Ovviamente team Logan. Team Logan. E poi se ne butteremo. Allora, una piccola. Tra l'altro è strano perché sono passati 10 anni e il mio cuore si era messo in pace col fatto che quella fosse la fine. Però al contempo star solo è sempre star solo, i personaggi sono sempre loro e è così normale, è veramente un senso di tornare a casa in qualche modo e quindi è stato bellissimo e non vedo l'ora, ragazzi, non vedo l'ora di vedere le altre 3 puntate. Non posso vederle fino a domani sera, infatti ho super paura degli spoiler, ma domani veramente mi ci dedicherò, mi ci tufferò, mi riempirò la stanza di cibo e mi chiuderò a guardare quelle 3 puntate perché cioè E niente, abbiamo finito la visione che era passata mezzanotte, quindi ognuno ha preso il suo taxi ed è tornato a casa o, come nel nostro caso, in hotel. Voglio farvi vedere delle magliette che ci hanno dato. Allora, lei è la mia Lorelai e qua c'è, lei è la mia Rory. Non è la cosa più carina della terra? Oh. Ogni volta che vengo a trovarti dovremo indossarle. Scherzi. No, sono seria. Ci hanno dato anche tipo delle tazze di Luke. Io ne ho una che però è tutta gialla. Non so se l'ho già mostrata in video. E poi questo ve l'ho già fatto vedere, vero? Il mio proud team Logan. E poi c'è questa che è una giustifica per quando farò le maratone di puntate. E tipo se arrivo in ritardo al lavoro porto questa e il mio capo mi licenzierà comunque perché non so quanto sia valido. Oh, c'era anche questo da appendere alla porta. Il problema è che io non ho una porta, ma nella mia futura casa avrò una porta e potrò mettere questo. Questo?
Ah, sì, la foto. Queste qua erano le foto che c'erano sui tavoli. Ci hanno chiesto di mandare una foto di me e mia madre, e quella lì è una delle mie preferite. Tu hai apprezzato, anche se non sei abituata a fare uscite del genere? Sì, una volta. Una volta? No. Mi sa Netflix, se organizzate ancora una cosa mamma e figlia, non so se riuscirò a trascinarla di nuovo qui. Magari fate una cosa padre e figlia, lì potrei forse farcela. Guarda, c'è scritto comprare una porta. Comprare una porta nelle istruzioni, effettivamente è un requisito necessario. Non so veramente che cosa dire. Innanzitutto grazie Cori. Sì, io non chiamo la mia mamma, la chiamo con il suo nome Corinne, quindi Cori, Coconut, eccetera, e varie varianti, perché l'ho sempre fatto. Lo so che alcune persone lo reputano strano, ma ecco spiegato perché ogni tanto sentite Coco in giro nel video. Grazie per essere venuta fino a Milano per me, per aver capito quanto fosse importante per me questa cosa, quindi thank you so much. So che è stato un grande sforzo da parte tua, e grazie di cuore Netflix per aver organizzato una serata così carina. Veramente ogni dettaglio era curato al massimo, era tutto così pensato e così tenero, e così veramente è stato super carino. Sono stata super onorata di essere l'unica youtuber presente. Grazie di aver capito quanto questa serie contasse per me, cioè veramente grazie. Io ora finisco di bere, scappo al lavoro, non vedo l'ora di aver lavorato oggi, di aver lavorato domani, di essere a domani sera a poter guardare tutto. Ah. Fatemi sapere qua sotto se state già guardando le nuove puntate che sono appena uscite. Non spoilerate che vi vengo a cercare a casa, altrimenti, sul serio, domani sera potrò leggere tutti i commenti, cancellare eventuali spoiler, ma non fatelo per rispetto delle altre persone che non vogliono vedersi rivelate. Per esempio la scelta di Rory, cioè vogliamo parlare della scelta di Rory? Ragazzi, fatemi sapere a chi puntate. Dean, Jess o Logan? Logan, fatemi sapere. Grazie ancora a tutti.